Allora, Russo Antonio, nato a Locri, 2 gennaio del 1964. Va bene, perfetto. Posso, Presidente? Sì. Russo, buongiorno, sono il dottore Lombardo. Buongiorno, dottore. La sento ma non la vedo. Ah, adesso sì. Vorrei che lei spiegasse alla Corte d'Assise quando ha iniziato a collaborare con la giustizia, perché ha preso questa decisione e soprattutto qual era la sua condizione in quel momento, quindi se era libero, detenuto, sottoposto a processi. Allora, ho iniziato a collaborare con la giustizia in data 8 agosto 2013, in quel momento mi trovavo detenuto al carcere di Palmi per un processo per associazione a delinquere finalizzata alle truffe. Ho deciso di collaborare con la giustizia per dare un futuro migliore ai miei figli perché ero stanco della vita che facevo. Da quanto tempo lei, diciamo, era inserito in quel circuito criminale? Dal 1998-99. Di che circuito parliamo? Ci spieghi meglio. Parliamo del circuito delle truffe che commettevo sulla piana di Gioia Tauro, che erano avallate dalle organizzazioni ndranghetiste di Gioia Tauro. E di quali organizzazioni parliamo quindi? Piromalli Molè. Lei non è stato mai formalmente affiliato ai Piromalli Molè? No. No, però possiamo dire che lavorava per loro in questo ambito specifico? Gli giravo i loro soldi nell'ambito delle truffe, loro mi finanziavano le truffe, io restituivo l'importo maggiorato del 10% come tasso usuraio. Quindi facevano una sorta di investimento attraverso questo canale delle truffe? Sì, ero obbligato a farlo perché sennò le truffe non le potevo fare. Senta, lei operava da solo? No, operavo con altre persone che sono state con me condannate già in vari procedimenti penali. E chi sono queste persone? Le ricorda oggi? Sì, c'è Torre Andrea e Eugenio Romano, con il quale abbiamo ancora delle, diciamo, pendenze in corso, pendenze giudiziarie, che è il genero di Giovanni Copelli, poi Mario Laurendi, Caridi Rosario e le varie associazioni criminali che mi finanziavano, che mi davano i soldi per fare le truffe. Come entra lei in contatto con i Piromalli Molè? Tramite una parentela che si è creata dopo il matrimonio di mio fratello negli anni 90, che ha sposato la nipote di Giuseppe Piromalli, classe 21. Chi ha sposato esattamente? Molè Dorotea Debora, figlia di Piromalli Concetta e Molè Domenico. Quindi è quello il contatto che poi le consente, diciamo, di iniziare a operare nel settore che ci spiegava prima, che ci indicava, sì, prima. Sì, anche se qualche contatto c'era già prima con la famiglia Mazzaferro di Gioia Tauro, però poi si è approfondito di più con le altre organizzazioni criminali dopo il matrimonio di mio fratello. Oh. Ma lei già consumava delle truffe prima di questo matrimonio o inizia proprio così, cioè viene invitato a consumare truffe per conto loro? No, io inizio ad entrare nel campo delle truffe dopo che mi sono stati sequestrati i beni con un provvedimento del Tribunale della Sezione Misure e Prevenzioni nell'anno 1993, quando c'è stata l'operazione Tirreno. Ho capito. Senta, un altro aspetto mi interessa approfondire e ovviamente poi proseguiamo nell'analisi delle sue conoscenze. Suo padre, Russo Sabino, si occupava di una squadra di calcio? Sì, mio papà aveva la squadra di calcio, che però formalmente lui ne era intestatario, ma la squadra era di Gioacchino Piromalli. Ci spieghi meglio, quindi suo padre già aveva rapporti con i Piromalli? Sì, aveva già rapporti con i Piromalli, anzi diciamo ha dovuto averli per forza, perché noi siamo arrivati a Gioia Tauro, cioè siamo una famiglia di origine campana, arrivati a Gioia Tauro perché mio padre aveva avuto in concessione la gestione del consorzio agrario, logicamente si è dovuto affidare per la tranquillità familiare alla famiglia mafiosa di Gioia Tauro, che erano i Piromalli. Ma poi questo rapporto tra suo padre e Piromalli cambia? Perché quando lei dice lui era presidente, ma in realtà la squadra era di Gioacchino Piromalli, classe 34, ci sta dicendo che gli faceva da prestanome? Sì, era lui, la squadra era di Gioacchino Piromalli. No, i rapporti non cambiano, anzi sono stati cordiali nel tempo, non sono mai cambiati i rapporti. Suo padre è stato mai formalmente affiliato ai Piromalli?
No, no, assolutamente no. No, quindi con una posizione molto simile a quella che ha mantenuto lei? Sì. Quindi questo rapporto che già esisteva, lei ci spiegava, poi si rafforza nel momento in cui suo fratello sposa Molè Dorotea Debora, giusto? Sì, sì, esatto. Ecco, ci spieghi meglio che cosa vuol dire si rafforza, cioè per lei che cosa cambia? Cambia che se prima la gente ci rispettava in un certo modo, cioè ci rispettava come famiglia Russo, poi ha cominciato a rispettarci perché vicini alla famiglia Piromalli, ci guardava con un occhio diverso, cioè ci ha cambiato completamente, quindi, anche la... Quindi, prego, prego. Sì, sì, no, è cambiato completamente tutto, anche l'accesso al credito nelle banche, è cambiato tutto. Ecco, prima, ecco, per entrare in banca ed avere un affidamento bisognava andare con tutti i familiari a firmare con l'autobus, mentre poi da che c'è stato questo matrimonio è cambiato un pochettino tutto, insomma. Ho capito, ma quindi ci sta dicendo che il sistema bancario sostanzialmente subisce il condizionamento delle famiglie mafiose? Non c'è dubbio, dottore. Ma nelle singole persone, diciamo in relazione a determinati soggetti, o lei parla proprio di sistema nel suo complesso, cioè le banche aprono le porte? No, è un sistema, dottore, questo. Cioè chi lei, vogliono lei loro va avanti. Che prima la respingevano, sì, sì. E poi, voglio dire, quando si diffonde la notizia che voi siete, diciamo, parenti dei Piromalli, le banche cambiano atteggiamento. Certo, dottore, le porto un esempio, dottore, che un mutuo che noi avevamo richiesto prima del matrimonio di mio fratello, dopo 50 perizie di vari ingegneri, perizie di parte e perizie delle banche, ci è stato negato. Dopo del matrimonio di mio fratello, con la semplice parola di una persona vicina a Clan Piromalli, che si giurò l'anima di suo padre, che l'immobile c'era ed esisteva, il mutuo ci è stato dato in 3 ore. Oh, di quale banca parliamo? Banca Commerciale Italiana, agenzia di Gioia Tauro. Lei aveva quindi già rapporti con il sistema bancario per l'attività che svolgeva in precedenza? Sì, avevo già rapporti e per avere un piccolo fido allora di 15 milioni è intervenuto Gioacchino Piromalli, classe 34, per farmi dare un piccolo fido di 15 milioni, se no non mi avrebbero dato manco un fido. Questo avviene dopo il matrimonio di suo fratello o anche prima? No, prima, nell'anno 1987. Prima. Senta, perché lei formalmente che attività lavorativa svolgeva? Noi avevamo un ingrosso di prodotti per l'agricoltura ed eravamo concessionari Enichem, Fertil Calabria ed Enimont per tutta la Calabria. Come era entrato lei nel settore delle truffe, che poi diventano anche al servizio dei Piromalli? Perché dopo che c'è stato il sequestro di beni nel 93, nel 97 il Tribunale ci ha riconosciuto estranei, diciamo, a questo sequestro, cioè ci ha assolto, quindi ci sono stati restituiti i beni, ma i curatori avevano mandato tutto a gamba all'aria, insomma l'azienda l'avevano mandata alla distruzione, quindi siamo finiti sotto usura. Per uscire dai debiti dell'usura due erano le strade: o mettersi a fare truffe, che veniva considerato allora un reato nobile, oppure spacciare droga. Per me spacciare droga, sono stato sempre contrario e non mi è mai interessata, ho preferito fare le truffe e ho iniziato a fare truffe. E in che ambito le faceva queste truffe? Ci faccio un esempio di truffe da lei consumate per capire come operava. Truffe consumate nell'ambito di merce di qualsiasi, diciamo, settore merceologico. Si dava un acconto, diciamo un piccolo acconto all'inizio, e poi si dava un assegno che quando scadeva non sarebbe stato onorato, insomma. Quindi un metodo classico, diciamo. Sì, questo è stato il metodo classico, sì. Poi ci sono state situazioni particolari, truffe, diciamo, diverse. Poi ci sono state situazioni particolari con le fiduzioni false, in ultimo fino al 2013, che mettevano le banche, quindi che metteva un promotore finanziario. Perché i Piromalli avevano bisogno, diciamo, anche di avvalersi di persone come lei che consumavano truffe? Perché non avendo dove mettere i soldi, giustamente i soldi a me li davano per dare gli acconti e glieli restituivo, diciamo, puliti con gli maggiorati degli interessi del 10%. Questo mai non i fratelli Piromalli in persona, ma chi vicino a loro che diceva che i soldi erano della famiglia Piromalli. E chi erano queste persone che materialmente le davano i soldi dei Piromalli?
Allora c'era Giovanni Priolo che lavorava per ordine e conto di Piromalli Antonino, detto il catanese. Poi c'era, per quanto riguarda i Piromalli, poi per quanto riguarda i Molè, c'era Rocco Paolo Caccamo, che era, diciamo, il gestore finanziario della famiglia Molè. Quindi questi due soggetti materialmente le consegnavano i soldi dei Piromalli e dei Molè? Sì, sì. E di che dicevano somme, che i soldi, di denaro parliamo? Complessivamente, ma, quanti soldi le hanno dato negli anni? Sì, ma sembra, negli anni mi avranno dato milioni di euro, perché poi maggiorati con gli interessi saranno arrivati a milioni di euro, ecco. Quindi mi faccia capire se ho compreso, non solo erano delle truffe, ma erano anche operazioni di riciclaggio che invece di essere in perdita generavano guadagni. Sì, perché a me i soldi li davano a usura, li davano al tasso del 10, diciamo a tasso agevolato del 10% mensile. A me dicevano che il tasso era agevolato perché loro li vendevano al 15%. Oh, e a lei cosa rimaneva? A me rimanevano le poche briciole e i debiti che riuscivo a togliermi, che avevo accumulato nel tempo. E i vantaggi? Perché poi la merce non veniva venduta mai a prezzo pieno, che si truffava, ma veniva svenduta a non più del 30-40%. E tutti i commercianti gioiesi facevano gli ordini da me, perché si teneva a galla l'economia con questo sistema. E i vantaggi di cui ci ha parlato prima, quelli rimanevano sempre a lei, quindi le banche che aprivano le porte, il fatto di essere riconosciuto vicino ai Piromalli. Sì, le banche, dottore, se andavo per aprire un conto corrente aziendale dicendo che dovevo lavorare onestamente, mi veniva negato. Se andavo a dire che dovevo fare delle truffe, mi veniva aperto con affidamenti in conto corrente, carnet di assegni illimitati e informazioni bancarie, diciamo, che loro chiamavano, quando le aziende chiamavano per chiedere un'autorizzazione, un nulla osta, se potevano effettuare o meno la fornitura, la risposta era che avrebbero fatto male se non ci davano la merce. Perché eravamo dei grandi pagatori, quando eravamo dei grandi truffatori, diciamo. Quindi la percezione che c'era nel territorio dove lei viveva e operava era che voi foste una famiglia certamente legata ai Piromalli, che beneficiava della vicinanza ai Piromalli. Sì. Questo lei lo ha sperimentato soltanto nelle relazioni con le banche o anche in altre situazioni? No, nella situazione con le banche in primis, poi anche in altre situazioni, perché, ecco, prima di fare le truffe a noi ci veniva insegnato un protocollo, ci veniva dato un protocollo per come fare le truffe, ecco. Cioè? Dove truffare, le zone da truffare e le zone da non truffare. Ecco, noi potevamo fare delle truffe da Roma in su, mentre non potevamo toccare la Sicilia, non potevamo toccare la Puglia, la Campania o la Sardegna, in quanto Puglia, Campania e Sardegna erano loro alleati, Puglia, Campania e Sicilia erano loro alleati, mentre con la Sardegna loro stavano distanti, perché i sardi erano gente che non dava, diciamo, conto a nessuno, e se doveva agire per un recupero, anche dicendo, facendo vittime, loro non potevano intervenire. Quindi lei sta dicendo che dal momento in cui si crea questo rapporto con i Piromalli le viene data una sorta di protocollo operativo? Sì, il protocollo operativo mi è stato dato da Giovanni Copelli, cognato di Giuseppe Piromalli. E le viene detto: guarda, in queste regioni truffe non le dovete consumare, dalla Sardegna state lontani, da Roma in su fate quello che volete, così? Fate quello che volete, perché con gli altri, ad esempio con Sicilia, Campania e Puglia, c'era un patto di non belligeranza, diciamo che se succedeva qualcosa o veniva truffato qualcuno, bisognava fare il cosiddetto cavallo di ritorno, o in denaro o in merce. Senta, queste istruzioni ovviamente riguardavano i rapporti tra i Piromalli come organizzazione, come articolazione di 'Ndrangheta, e le regioni che lei ci ha appena indicato a livello mafioso. Certo, si capisce, sempre a livello 'ndranghetistico-mafioso, diciamo. Quindi era un discorso tipicamente di 'Ndrangheta. Perché a lei, che formalmente 'ndranghetista non era, veniva comunque esplicitato un discorso di questo tipo? Non so se... Perché le spiego subito, dottore, se fosse successo che una delle mie aziende commetteva una truffa, diciamo, in Sicilia, in Puglia, in Campania, non è che le aziende che venivano truffate si rivolgevano all'avvocato o al tribunale per fare gli atti. Tutte le aziende, anche qualcuna del nord, si rivolgono all'Ndrangheta per il recupero.
Quindi per forza di cose lei dice era un discorso che poi toccava l'Andrangheta. Sì, per forza, perché non esiste, la via legale non esiste. La via legale è l'estrema radio, diciamo, quando poi devono scaricare dalle tasse. Ma se no, prima il recupero lo fanno in questo modo, ecco. Anche i suoi interlocutori sapevano che lei fosse legato ai Piromalli e che quindi operasse per conto loro, questo lei sta dicendo? Sì, si capisce. E qualche interlocutore qualche volta ha fatto di testa sua e ne ha pagato poi le conseguenze. In che senso? Ci spieghi meglio. Che ha dovuto pagare di tasca quello che aveva truffato a delle persone, diciamo, di un certo livello, di un certo rispetto, sempre ndranghetistico, camorristico, mafioso. Da quando nasce questo rapporto con i Piromalli, lei poi è stato più in grado di operare, diciamo, indipendentemente da loro o ogni azione doveva essere da loro autorizzata? No, ogni azione doveva essere autorizzata da Giovanni Copelli, che era la persona a cui io dovevo riferire. Dopodiché, se la commettevo in Gioia Tauro, dopodiché, se mi dovevo spostare in altri paesi, avevo bisogno del nulla osta di altre famiglie andranghetiste della zona e quindi venivo indirizzato da Giovanni Copelli dai loro riferenti. Quindi sostanzialmente si crea una sorta di dipendenza anche, diciamo, tra lei e chi per conto di quelle famiglie le dà istruzioni. Sì, è normale. Senta, nello specifico a me interessa capire se nell'ambito, diciamo, di questo legame e delle sue attività, quelle attività che ci ha appena descritto, lei è stato in grado di percepire l'esistenza di rapporti tra l'Andrangheta e Cosa Nostra? Sì, sì, ne ho vissuto uno in prima persona. Ce lo può raccontare? Sì, era successo che durante la truffa con l'azienda Carid, un produttore di questa truffa, tale Laurenti Mario, truffò un caseificio in Sicilia, la Montanara, che era di Riggio Antonio. Ora, questo caseificio però formalmente era la Montanara. Sì. La Montanara a Palermo. Questo caseificio era, diciamo, formalmente intestato a questo Riggio, ma era di un personaggio di spicco di Cosa Nostra, di tale Stefano Fidanzati, fratello di Tanino Fidanzati di Palermo, della zona dell'Arenella. Mi spieghi mi spieghi nel dettaglio come era stata strutturata la truffa e come, diciamo, poi si sono svolti i fatti, quindi senza fretta, quindi sì. Mi dia tutti i particolari che ricorda. Sì, quindi sì, la truffa, mi dica i soggetti che, diciamo, materialmente l'hanno consumata. Allora, materialmente è stata consumata con l'azienda Carid di Caridi Rosario, dove Caridi Rosario era la cosiddetta testa di legno dell'azienda. La truffa la consumò in prima persona Laurenti Mario di Reggio Calabria. Sì, lei era interessato a quella truffa? Sì, sì, io ero, diciamo che l'azienda era la mia e di Sacco Antonio, e Mario Laurenti e Torri Andrea lavoravano come produttori, cioè facevano arrivare merce in questa azienda. Benissimo. Merce che poi veniva regolarmente truffata. In che anno siamo? Siamo, mi pare, 2004, dovremmo essere 2004. La Carid formalmente di cosa si occupava? Era un'azienda commerciale che poteva acquistare con la tabella merceologica numero 14, poteva acquistare qualsiasi cosa all'infuori, non so, di prodotti petroliferi, ma poteva acquistare tutto. Qualsiasi cosa, quindi un oggetto sociale molto ampio. Lei dice truffammo un caseificio, giusto? Sì. Come si arrivò truffò Laurenti, truffò. Esatto, perché non aveva capito bene quello che era il protocollo, sì. Truffò questo caseificio in Sicilia, sì. E poi giustamente questo caseificio non è che si rivolse all'avvocato per il recupero della somma. Ma mi perdoni, quindi Laurenti non sapeva che i siciliani non bisognava toccarli? Assolutamente no, o lo sapeva e fece finta di non saperlo, perché anche lui appartiene a delle famiglie andranghetiste di Reggio Calabria, quindi o ha fatto finta di non capire, non lo so, perché purtroppo quando si truffa si truffa. Ma il protocollo operativo che avevano dato a lei lo avevano dato anche a Laurenti? No, io gliel'avevo detto a Laurenti, perché io ero responsabile dell'azienda, il protocollo l'avevo messo io sul tavolo, che non bisognava truffare in queste regioni di cui le ho detto poco fa. Quando lei dice l'ho messo sul tavolo, mi sta dicendo che il protocollo era un atto scritto?
No, no, l'ho messo sul tavolo in che senso? Dando le spiegazioni, no? Io ho spiegato che, ragazzi, si può truffare, ma truffiamo da Roma in su, benissimo. Non truffiamo da Roma in giù. No, perché mi ero illuso che ci potesse essere un protocollo scritto, ovviamente. Era no, 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 assolutamente. Io... Sente, la truffa di a quanto ammontava? E mi pare intorno ai 13-14 mila euro, se sbaglio non faccio, era questo l'importo. E come era, diciamo, stata strutturata? Anche perché, dottore, il Laurendi, questo casificio era la seconda volta che lo truffava, l'avevo truffato prima con una truffa che aveva fatto per conto suo sulla zona di Rosarno con un tale Saro Arena, con un tale Saro Arena, e poi si era trasportato, vedendo che questa azienda era, molto allegra nel fare le forniture, diciamo, perché era sicura dei fatti suoi, se la trascinò anche, diciamo, in questa azienda nostra Carid, e truffò per lo stesso importo di nuovo questo casificio di Tonino Riggio, la Montanà. Ci spieghi nel dettaglio la truffa, in che cosa poi è consistita? In una fornitura di formaggi primo sale, un formaggio tipico siciliano. Che cosa è successo poi? Lei ci ha detto che in realtà formalmente era di Riggio il caseificio, ma nella sostanza era di Stefano Fidanzati. Intanto chi è Stefano Fidanzati, per quello che lei ha capito, e come fa a dirci oggi che fosse di Fidanzati? Allora, io le dico subito che il caseificio era di Stefano Fidanzati, in quanto si presentò presso il mio negozio un tale Stefano Fidanzati, che poi io non conoscevo, ma ho avuto la conferma che fosse lui si presentò essendo Stefano Fidanzati, che voleva un'udienza con Giuseppe Piromalli, classe 21, che in quel periodo era agli arresti domiciliari. Io gli dissi: guardi, io non la conosco, ho detto, però vado un attimo da Giuseppe Piromalli, se le dà udienza per me nulla osta a poterla portare a casa sua. Allora, fermiamoci un attimo. Quindi lei Stefano Fidanzati non lo conosceva, lei aveva un negozio, no. ce l'ha detto prima. È sicuro che Stefano Fidanzati venne direttamente presso il suo negozio, o si recò prima in un altro posto? No, prima si recò all'AGIP dei fratelli Piromalli e dall'AGIP poi lo mandarono da me, perché dice che io ero quello più vicino che poteva arrivare tutto Giuseppe Piromalli. Mi aiuta a capire di quale stazione AGIP, di quale distributore AGIP stiamo parlando? Ne stiamo parlando del famigerato distributore AGIP, quello sito sulla strada statale 18 che da Gioia Tauro porta a Palmi, dopo l'ex quadrivio Sbaglia di Gioia Tauro. Oh, lei ci ha detto quel distributore AGIP era dei Piromalli. Sì. Come lo sa? Lo so perché l'ho frequentato, lo frequentavo da ragazzo quando andavo con mio padre a prendere il caffè, e là c'erano sempre i fratelli Piromalli, erano loro i gestori. Diciamo, è una ricostruzione che lei fa per quello che ha visto di persona, percepito di persona. Eh sì, poi è stato anche un distributore sottoposto a sequestro nel 1993, quando ci hanno sequestrato anche le nostre attività. Eravamo tutti in un calderone. Era l'unica attività di quel tipo che i Piromalli avevano in quella zona? No, poi loro hanno le aziende agricole, e poi altre attività, mi pare che abbiano qualche altro distributore, però non so se è a nome loro o a nome di qualche loro testa di legno, diciamo, non sono sicuro. Ho capito. Quindi lei le certezze ce l'ha soltanto su quello. Quindi lei dice: Stefano Fidanzati si reca presso questo distributore AGIP e poi viene da lei. Sì, viene indirizzato da me e si presenta da me cercando di un certo Tonino. Gli disse: Tonino sono io, perché mi chiamano tutti così a me. Ho detto: mi dica, lei chi è? Lui mi ha detto: io sono Stefano Fidanzati, una persona distinta, capelli bianchi, occhiali. Mi pare di aver fatto pure qualche riconoscimento fotografico. Senta, chi la manda materialmente da lei? Chi lo manda da lei, Fidanzati? Il barista dell'AGIP, Pino Catalano, Giuseppe Catalano. Pino Catalano. Infatti lui mi disse mi manda Pino Catalano, il barista dell'AGIP. Ho detto: va bene, se ti manda lui, ho capito, perché lui era quello che poteva, diciamo, disporre di mandare le persone, se no io in quel momento per me poteva essere anche un carabiniere. Mi chiedo scusa se parlo così, dottore, sì. Perché allora noi eravamo, diciamo, nell'occhio del ciclone per la questione delle truffe. Però gli dissi: aspettate un attimo che vado da Giuseppe Piromalli e vediamo se vi dà udienza. Per me, le ripeto, nulla osta a poterla portare da lui. Andate da Giuseppe Piromalli. Stiamo e lui me lo descrisse. Piromalli quale? Classe 21, l'anziano, che allora era agli arresti domiciliari a casa.
Andai a trovare Giuseppe Piromalli e gli dissi: guardi, zio Peppino, si è presentato questo tizio, capelli bianchi, occhiali, dice fallo venire subito qua da me, dice, ho capito chi è, perché eravamo con me al centro clinico di Milano di Opera e abbiamo fatto il carcere insieme. Ho detto va bene. Le disse Piromalli. Quindi capì, e lo portai. Subito, quindi capì subito di chi si trattava, ma le disse subito se il cognome era a lui noto, quindi. Sì, si conoscevano. Dice fallo venire subito qua, vai a prenderlo e portalo subito qua da me, che è un grande amico mio, mi ha detto. Siamo stati al centro clinico di Opera insieme, dice, quello è il bene che mi ha fatto lui, perché io stavo male, non me lo potrò mai dimenticare. Quindi dopodiché lo portai al suo negozio, quindi a prendere questa persona. Sì, tornai al mio negozio, feci salire Stefano Fidanzati con me sulla macchina e lo portai a casa di Giuseppe Piromalli. Era venuto da solo a Gioia Tauro? No, era venuto con Tonino Riggio, con l'amministratore del caseificio. Perfetto. Quindi lei prelevò soltanto Stefano Fidanzati, però? Sì, solo lui. Non potevo portare Tonino Riggio, che non era stato autorizzato. Ecco. E quindi lo portai a casa di Giuseppe Piromalli e sì. Là ci furono abbracci, baci e tutto quello che si poteva, i convenevoli, diciamo, di rito. Dopodiché Giuseppe Piromalli mi può descrivere nel dettaglio il momento dell'incontro tra Stefano Fidanzati e Giuseppe Piromalli, classe 21? Stefano Fidanzati si inginocchiò e gli baciò la mano a Giuseppe Piromalli. Davanti a lei? Sì, davanti a me. Ed eravamo nel salone di Giuseppe Piromalli, dove ci sono delle gigantografie di Giuseppe Piromalli e di suo fratello Girolamo. Lei aveva visto in altre occasioni persone diverse, quindi dal Fidanzati, che facevano quello stesso gesto? No, quello stesso gesto no. Quindi è la prima volta che vede quel gesto e la vede in occasione dell'incontro tra Fidanzati e Piromalli? Sì, ho visto altri baciamano, ma a livello di quel gesto no, perché veramente sono rimasto stupito di quello, ho detto, della potenza del Piromalli. Ecco. Quindi, che cosa si dissero? Allora, sì, il Fidanzati spiegò cosa era successo, il Piromalli mi guardò e mi disse, ma tu sai qualcosa? Gli disse, veramente, l'azienda è la mia. Dice, restituite subito quello che dovete restituire a compare Stefano, disse, subito, immediatamente. E gli disse, io, zio Peppino, i soldi non ci sono, gli possiamo dare l'equivalente in merce. Quello che posso fare, chiamo Laurendi, gli dirò di consegnare l'equivalente in merce. Tant'è che il Laurendi truffò dei macchinari impastatrici per un totale, mi pare, di circa 27-28 mila euro e furono consegnati a Fidanzati a saldo del debito di 13 mila euro. Ricordo molto bene, dottore, non so se poi mi dilungo, però giusto che lo dico, ricordo molto bene che quel giorno il Fidanzati ordinò al Copelli di portare al pranzo nel migliore ristorante di Gioia Tauro, cosa che fu regolarmente fatta. Il Fidanzati o il Piromalli ordinò di portare a pranzo? Il Piromalli ordinò a Copelli, sì. Disse a me, vai, trova Gianni Copelli e portate Stefano Fidanzati a mangiare. E ricordo ancora un altro particolare, dottore, che il Fidanzati disse che pure sul Rosarno aveva avuto lo stesso problema e Giuseppe Piromalli diede ordine a Copelli di andare a trovare i cosiddetti pesciolini, lui li chiamava, no? Che sarebbero i figli di pesce. Di Rosarno, affinché risolvessero questa problematica pure sul Rosarno, che questo era un ordine suo che bisognava risolvere. Quindi Fidanzati disse a Piromalli che aveva subito un'altra truffa da gente di Rosarno? Sì, da gente di Rosarno, da questo Arena che era vicino alla famiglia Pesce. Quindi da quel Saro Arena, che sarebbe Rosario Arena di cui parlava prima? Sì. Senta, e il discorso che riguardava i pesce poi come si risolse? No, i pesci mi pare che non abbiano mantenuto quello che era l'impegno, e tant'è che il Fidanzati, poi che ci siamo rincontrati a Palermo dopo la consegna dei macchinari, mi disse che i pesci con lui si erano chiusi una porta. Ah, quindi mentre voi, diciamo lei, per quello che era l'incarico che aveva ricevuto dai Piromalli, poi avete restituito, no? In forma diversa, ma avete restituito... Sì, abbiamo restituito il Laurendi, le chiedo scusa dottore, il Laurendi truffò dei macchinari proprio inerenti al caseificio, delle impastatrici per le mozzarelle per un totale di 28.000 euro che furono restituiti, e il Laurendi pagò anche, mi pare, circa 1.000 euro di pranzo, dei 700 ai 1.000 euro di pranzo quel giorno quando fu portato Fidanzati a mangiare nel migliore ristorante di Gioia Tauro. Alla presenza di chi?
alla presenza mia, di Giovanni Copelli, di Antonio Sacco, di Tonino Riggio, anzi tant'è che il Copelli disse al ristoratore del Veliero, a Florio, di chiudere il locale, che dopo di noi non doveva entrare più nessuno, che la giornata insomma se la sarebbe guadagnata con i soldi che pagava Laurenti, ecco perché ha pagato circa 1.000 euro. Ho capito. Senta, mi faccia capire anche perché si temeva che potesse passare qualche pattuglia di polizia, essendo un pochino quasi tutti pregiudicati, c'erano gli estremi per un'eventuale associazione. Mi faccia capire un'altra cosa, in relazione all'operazione commerciale attraverso la quale poi voi rimborsate, diciamo così, risarcite il fidanzati, lei ha emesso fattura, quindi c'è una documentazione alla quale si può risalire? Sì, c'è una documentazione che ho fatto io con la mia azienda, a nome mio. Che la sua azienda era l'Eurocommerciale? Eurocommerciale di Russo Antonio, c'è un assegno tratto dalla Banca Commerciale Italiana di Palermo di circa 8.000 euro, è stata fatta solo una fattura di 8.000 euro, un assegno che io ho cambiato a Gioia Tauro e ho restituito i soldi in contanti al Tonino Riggio. Quindi questa è l'operazione, voglio dire, poi a fini risarcitori? Sì. No, questa era una semplice fattura, dottore, per giustificare solo la presenza di un macchinario, certo, nell'eventualità certo. Ci fosse stato qualche controllo. Però rientrava nell'operazione, diciamo, di risarcimento. Sì. Senta, poi vi siete incontrati nuovamente, ho capito che lei andò a Palermo dal fidanzato. Sì, andai a Palermo a restituire i soldi al fidanzati e poi il fidanzati mi fece dei discorsi strani un pochino per quanto riguarda gli stupefacenti, ma io gli dissi: guardi, io di queste cose non ne voglio sentire parlare, anche perché se oggi domani Giuseppe Piromalli, classe 21, viene a sapere che io ho intentato un discorso del genere, mi taglia la testa, quindi non sono discorsi che non mi interessano, discorsi che lui poi ha proseguito col Sacco e con i fratelli Brandi Marti di Gioia Tauro. Ci spieghi meglio, quindi poi ci fu un ulteriore incontro col fidanzati? No, il fidanzato venne a mia insaputa e l'incontro lo fecero nei miei locali e io ne venni a conoscenza quando poi li ho scoperti che erano nei miei locali di Contrada Morrone, il fidanzato Antonio Sacco e i fratelli Brandi Marti. Quindi Stefano Fidanzati tornò in Calabria, quindi a Gioia Tauro, sì. Per un incontro con Sacco e Brandi Marti. Tornò in Calabria. Tornò in Calabria in quanto lui era alla ricerca di cocaina, questo mi fu spiegato dal Sacco, era alla ricerca di cocaina che in quel periodo lui su Palermo e su Milano, lui e suo nipote erano un pochino bloccati perché avevano avuto dei ritardi di alcuni carichi, di alcune consegne per alcuni carichi. Dopo quanto tempo? E quindi aveva bisogno, dopo un paio di mesi, lui aveva bisogno urgente di reperire, mi pare, un paio di quintali di cocaina perché non gli stava arrivando da nessuna parte, avevano un attimino dei problemi. Ho capito, poi questo affare, diciamo che era legato alla partita di stupefacenti, andò a buon fine per quello che lei sa oppure no? No, se è andato a buon fine o non è andato a buon fine era una cosa che a me non interessava, tant'è che gli disse a Sacco che se non voleva perdere la mia amicizia di non incontrarsi più con queste persone nei miei locali, a mia insaputa. Quindi lei di stupefacenti non si è occupato mai? Assolutissimamente, dottore. Io truffe ne ho fatte a non finire, me le sono tutte, diciamo, me ne sono tutto fatto carico, ho pagato le mie condanne, ancora sto pagando, ma a livello di stupefacenti non è stato il mio campo, il mio settore. Senta, lei ci ha spiegato all'inizio che anche per ragioni familiari poi lei entra in confidenza con i Piromalli, tant'è vero che il discorso della truffa comunque le consente di andare direttamente da Peppino Piromalli a parlargli diciamo della vicenda fidanzati, è così? Io fidanzati l'ho accompagnato là, certo Giuseppe Piromalli classe 21 era a corrente delle truffe che io facevo. Quindi lei era ammesso, diciamo, ad avere contatti diretti con i vertici della cosca Piromalli? Io i contatti diretti li ho avuti con Giovanni Copelli, cognato di Giuseppe Piromalli, e Giuseppe Piromalli classe 21, e poi diciamo con gli altri vicini al clan Piromalli. I fratelli Piromalli, Gioacchino, Antonio e Pino, a me non mi hanno mai dato nessuna autorizzazione per le truffe, anzi una volta mi sono permesso di mandargli una camionata di mangime per gli animali, ma me l'hanno restituita indietro in quanto dicevano che io avevo bisogno, che ero sotto usura e che era meglio se me la vendevo e mi pagavo i debiti. Perché loro avevano già chi glielo mandava il mangime, non c'era bisogno del mio mangime. Senta, ma nessuno mai dei Piromalli le propose di entrare a far parte, diciamo, di quella famiglia?
a livello criminale? No, no, assolutamente, no, assolutamente no. Mi è stato proposto di entrare a fare parte dell''Ndrangheta quando sono stato detenuto nel carcere di Locri da un certo Lucianoma e mi volevano battezzare, ma io dissi che non era il caso, perché se una cosa di queste doveva essere fatta l'avrei fatto con i miei paesani e non con i forestieri. E in quale anno le viene fatta questa proposta? 2011, aprile 2011, quando sono stato detenuto per l'operazione ISI, sono stato arrestato il 4 aprile del 2011. Senta, quindi indipendentemente dal fatto che lei fosse o meno affiliato formalmente all''Ndrangheta, però lei questi rapporti con soggetti di 'Ndrangheta di alto livello è stato abilitato a mantenerli, quindi li manteneva lo stesso? Sì, li ho avuti con tutti i rapporti con gli indagati di alto livello. Lei è stato mai destinatario di confidenze da parte dei Piromalli o dei Molè che frequentava in quegli anni? No, assolutamente no, io ho parlato solo, mi riferivo solo a Giovanni, facevo riferimento solo a Giovanni Copelli. Con i Molè solo per la questione del, diciamo, dei soldi tramite Rocco Paolo Caccamo. E basta. Anche perché i Molè poi quando abbiamo iniziato a fare le truffe erano tutti detenuti, erano quasi tutti ergastolani, insomma. Sente, di soggetti di rilievo all'interno della cosca Piromalli Molè, oltre a quelli che lei ci ha appena indicato, ha conosciuto qualcun altro? Sì, ma di Gioia Tauro o di fuori Gioia Tauro, dottore? No, perché no, io avevo delle dritte. Sì, di Gioia Tauro, avevo... anche di fuori, è chiaro. Io di Gioia Tauro li ho conosciuti quasi tutti, quindi non me ne manca uno all'appello. Di fuori Gioia Tauro mi aveva dato delle dritte Giuseppe Piromalli a chi dovevo rivolgermi qualora avesse avuto qualche problema. Giuseppe Piromalli, classe 21. E che cosa le aveva detto? Mi aveva detto se avevo bisogno di andare su Taurianova e se mi serviva qualcosa su Taurianova di rivolgermi a un certo Mico Lombardo, Domenico Lombardo, che era un 'ndranghetista della vecchia guardia, e se avesse avuto bisogno qualcosa su Polistena, Melicucco, Cinque Fronde, di rivolgermi a un tale Filippone, però che io non ho mai, diciamo, conosciuto. E in che occasioni le disse questa cosa? E quando parlavamo se andava a fare truffe fuori paese. E poi ho avuto anche qualche problema con gente di Cittanova e lui mi disse sempre che con Cittanova lui aveva già risolto tutte le problematiche con la famiglia Raso. Quindi sostanzialmente sempre per attività connesse a quel settore delle truffe che la riguardavano? Sì, solo ed esclusivamente al settore delle truffe o per qualcosa di più grave. Poi lei in quei territori ci è andato a consumare truffe? Quindi ha avuto necessità di relazionarsi con queste persone? No, assolutissimamente no, non ci sono mai andato, ecco, anche perché ho voluto sempre evitare, perché su Taurianova non correva buon sangue con la famiglia di Gioia Tauro per tutto quello che si era scoperto poi nelle vicende del processo Tirreno. Anzi, vi dirò, su Taurianova ho fatto una truffa, però si è fatto garante di questa truffa a Tiritano Roberto, il quale era molto amico di Marcello di Fazzalari, mi pare, non so, mi ricordo come si chiama, Ernesto Fazzalari. Sì. Perché Taurianova disse che era come casa sua, quindi la potevo commettere. Su Cinque Fronti Polistena ne feci una negli anni, diciamo, anzi l'abbiamo tentato una negli anni 99-2000, rivolgendoci al capo locale di là, allora, che era tale Costantino Tripodi. Ma poi non l'abbiamo portato a compimento perché dopo di lui si è presentato un altro 'ndranghetista, Zangari, che voleva la quota sua, poi si è presentato un Vierace che voleva la quota sua, insomma non ci restava neanche un braccio, dottore, di tutto il corpo di quello che dovevamo truffare, quindi ne abbiamo evitato. Sente, su Melicucco quindi mai nessuna truffa? No, su Melicucco no, se avevo bisogno di qualcosa mi fu detto da Giuseppe Piromalli, classe 21, di rivolgermi a questo Filippone, e poi la famiglia Tripodi di Gioia Tauro per altre problematiche, per merce che dovevamo, diciamo, vendere su Melicucco, mi fece conoscere Michele Audino, che era di Melicucco, sì. Ho capito. Senta, mi può dire qual era la linea di comando, se lo sa, dei Piromalli in quel momento storico? Cioè lei ha parlato di tanti soggetti di grande spessore criminale, ma la struttura della famiglia qual era? Per quello che lei sa, se lo sa ovviamente. La struttura era che il capo era indiscusso, era Giuseppe Piromalli, classe 21, tant'è che il mio problema che ho avuto con la famiglia Raso è stato l'unico a potermelo risolvere, perché lui era il capo, neanche Giovanni Copelli poteva fare nulla, diciamo, nella qualità di cognato. Poi logicamente loro hanno, quella è la cosiddetta filiale madre, poi ci sono le varie agenzie nei vari paesi, diciamo, ecco. Di cui lei ha conoscenza, diciamo, che riesce oggi a illustrarci? E per quello di cui io ho avuto bisogno, mi è stato detto dove rivolgermi, se ne avessi avuto la necessità o dove ho avuto bisogno mi sono rivolto.
Quindi i soggetti che indicava prima sono, diciamo, filiazioni dei Piromalli? Sì, sì, sono loro referenti. Sono referenti. Almeno così mi è stato detto, poi per il resto se risulta verità o meno, io queste persone non le ho mai, diciamo, questo amico Lombardo, Domenico Lombardo e questo Filippone non le ho mai conosciuti di presenza, perché non ho avuto mai bisogno. Ho capito. Senta, diciamo, i soggetti più vicini a Peppino Piromalli chi erano? Giovanni Copelli, Francesco Piromalli, un costruttore che gli portava sempre soldi, e poi tutti erano vicini a Giuseppe Piromalli, perché quando lui alzava un dito e voleva qualcuno che volesse, con cui volesse conferire, già solo al pensiero che dovevano andare a casa di Giuseppe Piromalli, tremavano e cambiavano colore in faccia. Gli incontri Giuseppe Piromalli dove li effettuava? A casa sua. A casa sua. Anche in passato, voglio dire, o ci sono state delle località che lei conosce, a lei note? No, di località io quello che posso rispondere è il 2004, da quando lui è uscito dal carcere, poi dagli arresti domiciliari, poi prima non lo so, non ne sono a conoscenza. Ho capito, nonostante quindi fosse agli arresti domiciliari, lui era in grado di effettuare incontri a casa sua? Si capisce, gli arresti domiciliari a Gioia Tauro sono gestione allegre, diciamo, quindi è come se uno fosse in libertà. Cioè non lo controllava nessuno? Assolutissimamente. Cioè lei quel giorno, quando è dovuto andare a casa di Piromalli con fidanzati, non ha temuto di essere, vogliamo, oggetto di controllo proprio in quel momento, con un'espressione, di Cosa Nostra? No, assolutissimamente. Quale controllo, dottore? Cioè? Anche perché loro avevano, nel mio piccolo ho avuto degli esponenti delle forze dell'ordine a libro paga, immaginatevi Giuseppe Piromalli che non aveva bisogno, che non era a livello che era, se lui veniva avvisato prima che gli facessero i controlli. Quindi lei non ha dovuto fare nessun tipo di verifica, non ha dovuto chiedere a Giuseppe Piromalli, senti c'è questo soggetto che ti vuole parlare, a che ora veniamo, non è che ci ritroviamo poi i carabinieri in casa, la polizia in casa? No, lui mi ha detto queste testuali parole, piglialo e portalo qua, punto, io quello ho eseguito. Punto. Quando lui voleva una persona mi diceva valla a prendere e portalo qua a casa mia, stop. Quindi poi senza nessun rischio, voglio dire, che si potesse correre in quel momento? Assolutissimamente, anzi quando lui qualcuno non lo voleva ricevere, dopo 2 minuti che andava a casa sua gli diceva che stanno venendo per il controllo e lo cacciava, quando ce l'aveva proprio sulle scatole, diciamo. Senta Russo, lei ha avuto mai rapporti con la massoneria? Sì. Ma non sono mai stato, non sono mai entrato, hanno cercato di farmi entrare, diciamo, ma non ci sono mai voluto entrare. Chi ha cercato di farla entrare? Il dottore Labbate, nell'organo dei Templari. Dei Templari? Chi è questo dottore, sì, Labbate? È un cardiologo di Reggio Calabria, era un cardiologo a disposizione della famiglia Piromalli. Che lei ha conosciuto come? Tramite Sorridente Luigi Emilio. Sorridente. A Gioia Tauro. E come si, sì, arriva a questa, come si arriva a questa proposta del dottore Labbate che la riguarda? Mi disse se voleva andare ad assistere ad una riunione che loro dovevano tenere a Villa Vecchia, mi pare, su Roma, o in periferia a Roma, non mi ricordo se fosse Velletro o Frascati, non so, diciamo in periferia di Roma, sì, ad andare ad assistere a questa riunione, perché se mi poteva interessare sarei potuto entrare in questa, diciamo, associazione composta da ex magistrati, ex colonnello dei carabinieri, forze di polizia, personaggi dello spettacolo, insomma era un'associazione, mi diceva, buona, quindi vieni se ti interessa, poi ci mettiamo d'accordo, e mi invitò a questa riunione a Villa Vecchia. Rapporto di amicizia con questo Labbate? No, io più con Sorridente Luigi Emilio, il quale mi disse chi era sto dottore Labbate, me lo presentò e non vorrei ricordare male se l'ho anche riconosciuto in qualche riconoscimento fotografico, ed era un cardiologo a disposizione della famiglia Piromalli, tant'è che con le sue certificazioni tanta gente usciva dal carcere e andava agli arresti domiciliari. Anche Peppino Piromalli era ai domiciliari per no, questo? No, Peppino Piromalli è andato ai domiciliari per altro, perché mi pare che aveva un tumore negli ultimi anni della sua vita. Senta, ma c'è stato chi è andato ai domiciliari, tipo come Rocco Mordacheo, che con qualche certificato del dottore è riuscito ad ottenere anche una sospensiva di pena. Senta, mi spiega meglio chi è Sorridenti? È cognato di mio fratello, anche lui ha sposato una figlia di Piromalli, Concetta, Molè Domenico, ha sposato Molè Teresita. E che cosa fa nella vita? Che cosa faceva nella vita formalmente? Lui era imprenditore nel settore dell'edilizia.
faceva costruzione. Quindi lavorava in quale ambito territoriale? Lui su Gioia Tauro lavorava col papà, aveva un'azienda di edilizia. Quindi sempre un'azienda cui è riferibile ai Piromalli o l'azienda era estranea a questi circuiti mafiosi? No, era un'azienda estranea, lavoravano per conto loro, ecco. Ed è Sorridenti che la mette in contatto con l'abate e attraverso questi soggetti lei arriva a Villa Vecchia, è così? Sì, arriva a Roma. Perché Sorridenti insieme a Silitano Rocco Ivan, a Rocco Mordocheo, a suo figlio, a Bruno Giuliano, a Severo Saltalamacca, insomma c'erano un po' di persone di Gioia Tauro, al commendatore Cortese, che era un vecchio massone della vecchia massoneria della corrente di Licio Gelli. Come ha detto che si chiama questa persona? Carmelo Cortese. Di Catanzaro, eh? Ma come si arrivano ai riferimenti? Come si arriva ai riferimenti anche a Gelli? Mi perdoni, perché lei ovviamente racconta. Questo me lo disse Carmelo Cortese, che lui era massone della corrente di Licio Gelli, parlava sempre di Licio Gelli. E in che ambito glielo disse? Cioè, come si arrivò a questa confidenza? Non mi sembra una confidenza da quando poco. Quando siamo stati a Roma a questa riunione dei Templari, mi disse: compa, questa è una riunione che mi sembrano quattro, diciamo, disgraziati. Le riunioni erano quelle che facevamo noi con Licio Gelli, dice, con Licio a Villa Vandria, dice, non queste non sono niente, dice, sono piccole riunioni. Quindi, anche se c'erano personaggi di un certo spessore, quindi non è che... Quindi lei poi a Villa Vecchia ci andò? Sì, io ci andai, ma ho assistito al battezzo, cosiddetto battezzo di Bruno Giuliano, un battezzo che fu fatto dal dottore Labbate, in quanto lui battezzava, diciamo, chi voleva questi adepti, ma non ci entrai, anche perché poi non ci ho visto chiaro e non ci sono entrato in questa associazione. Però avrei avuto le porte aperte nel mondo, diciamo, nei circuiti bancari, nei circuiti politici, perché c'erano anche esponenti della politica là e altri personaggi, ma gente dello spettacolo, ma non mi è interessato e non ci sono entrato. In quale anno avviene questo incontro a Villa Vecchia, a cui lei partecipa ovviamente? Mi pare sarà stato, dottore, precisamente la data non la ricordo, dottore. Precisamente la data non la ricordo, mi pare sarà stato il 2002, 2003, quindi 2004, prima, una cosa del genere. Prima o dopo, per capirci, della vicenda fidanzati? No, mi pare che sia stata dopo la vicenda fidanzati questa, sì. Sì, mi pare che sia stata dopo della vicenda fidanzati, sì. Quindi lei arriva nei dintorni di Roma, partecipa a questa riunione, ma non è strano, voglio dire, che un soggetto estraneo a quel mondo venga ammesso al rituale di cui ci parlava prima? No, io sono stato invitato ad assistere al rituale, che poi se mi sarebbe interessato sarei potuto entrare anch'io in questa associazione, ma io ho detto che non mi piaceva e non ci sono entrato. Però ho visto un mondo tutto diverso, dottore, ho visto ufficiali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri in alto uniforme, con la spada, ufficiali della Polizia, il Principe Romanov, ho visto gente, dottore, che veramente... Ma al solo pensiero non ci credevo che potessero fare parte di questo tipo di associazione. Lei li ha visti perché li conosceva o qualcuno le ha detto: guarda, questo è Tizio e quello è Caio? No, li ho visti, dottore, perché avevano l'uniforme della Guardia di Finanza, sì, l'uniforme dei Carabinieri. Ho capito, quindi... Ad esempio, se io le chiedessi chi c'era della Guardia di Finanza o della Polizia, no, di i nomi Scar- no, ecco, ecco, i nomi non li ho chiesti. No, i nomi non li ho chiesti, dottore. Però lei faceva prima riferimento al Principe Romanov, chi le disse questo è il Principe Romanov? Sì, questo Romanov. Mi disse che era il Principe Romanov, me lo disse il Commendatore Cortese. Infatti era una persona distinta, con guanti, proprio in abito da principe, diciamo, ecco. E Cortese faceva parte di quel mondo? No, l'avevano invitato anche a lui, ma lui disse: io non mi metto, diciamo, con queste quattro, diciamo, persone, diciamo, di basso livello, l'aveva definito lui, perché io sono massone ad alto livello, io vengo dalla corrente di Licio Gelli, quindi è tutto un altro mondo, ha detto. Senta, questo Cortese poi le raccontò altro di sé, voglio dire, di questi incontri che aveva con Gelli, se aveva anche relazioni con Reggio Calabria e altre lui mi disse che aveva avuto relazioni anche con Reggio Calabria, con la famiglia De Stefano. E che relazioni? Infatti tant'è che lui nominava i figli di Paolo De Stefano come se fossero figli suoi, ecco, parlava sempre di Giuseppe De Stefano, di Dimitri, ecco, di poi un altro figlio ancora.
però ecco, anche perché lui era stato arrestato con i De Stefano, con i Piromalli nel processo dei 70, diciamo, che era un vecchio processo. Forse dei 60, Paolo De Stefano più 59. Sì. Sì, sì, questo qua, sì, sì, lui era stato anche arrestato. Le confidò questa circostanza quella volta lì, in quell'occasione lì a Villa Vecchia? Sì, me l'ha confidato a Villa Vecchia e me l'aveva già confidata pure precedentemente, perché lui era, diciamo, un soggetto a disposizione della famiglia Piromalli, cioè lui gestiva in quel periodo l'ospedale militare di Catanzaro. In che senso gestiva? L'ospedale militare doveva essere gestito dai militari? E vabbè, formalmente è così, però lui decideva le convalescenze, lui decideva chi doveva essere riformato, lui decideva quale, diciamo, ispettore di polizia o di finanza o di carabinieri doveva avere una causa di servizio, lui decideva tutto, insomma. Ma formalmente che cosa faceva questo Cortese? Niente, lui chiamava il generale De Roberti e l'altro generale che era amico suo e faceva quello che doveva fare, insomma, perché gli interessava o perché gli veniva raccomandato. Le diede maggiori particolari in merito ai suoi rapporti con Gelli? No, no, altri particolari no, che lui si vedeva a Villa Vanda, dice io vado a Villa Vanda, a Villa Medici, dice ma non ho bisogno, dice, di venire qua in questa villa, dice che poi quel giorno si è trovato male anche a stare seduto a tavola, lui era abituato a stare seduto diciamo, ai ristoranti di alto livello con Licio Gelli, qua si è dovuto accontentare di una panchina, diciamo. Lei dice di aver visto però persone di grande rilievo in questa riunione a Villa Vecchia. Sì, il principe Romanov, c'era anche, mi pare, un'attrice, una cantante, non so cosa sia, Natascia Stefanenko, mi pare, sì. Chi presiedeva? Questa l'ho vista anche in TV, quindi, insomma, un personaggio di spettacolo. Mi perdoni, mi faccia capire chi presiedeva e soprattutto che cosa c'entra il riferimento ai Templari che ha fatto prima. E chi presiedeva questo incontro l'aveva organizzato il dottore Labate, poi chi lo presiedeva c'erano altre persone che io non conosco, dottore. Ma perché lei ha fatto riferimento ai Templari all'inizio del suo racconto? È perché l'organizzazione dove mi volevano far entrare era questa dei Templari. E che organizzazione era? Ci faccia capire. Un'organizzazione massonica. Massonica, le dissero così? Sì, sì. Ma un'organizzazione massonica che aveva rapporti anche con l'Andrangheta? E con l'Andrangheta? A quel giorno con me era seduto a tavola Stilitano Rocco Iven, che è nipote di Giuseppe Piromalli, insomma, c'erano dranghetisti là. Poi io non so se loro avevano affiliato anche dranghetisti, se l'hanno fatto o non l'hanno fatto, sicuramente davanti a me, dottore. No, quello che lei ha visto però era la presenza comunque fisica di queste persone legate ai Piromalli. C'era la manovalanza, diciamo, no? C'erano i Mordocheo che fanno parte della manovalanza, quindi... Senta, mi dica un'altra cosa, ma lei Virgilio Cosimo lo ha mai conosciuto? Assolutamente no. No, quindi... So per sentito dire che è un collega, perché oggi sono collaboratore di giustizia, ma non l'ho mai conosciuto. Non l'ha mai conosciuto? Né, diciamo, prima della sua collaborazione qualcuno le ha parlato di Virgilio? No, 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 assolutamente no. Quindi non è a conoscenza di rapporti? Non so chi sia. Quindi questo significa che non ha conoscenza di rapporti di Virgilio con i Templari, con Villa Vecchia, nulla? No, le ripeto, dottore, io l'ho conosciuto, cioè l'ho visto sui giornali quando ha iniziato a collaborare con la giustizia e oggi lo definisco un mio collega, però per il resto non lo conosco. Oh, però se ha visto i giornali che riguardavano Virgilio, avrà visto anche gli articoli che lo collegavano proprio a questo mondo? Ma, dottore, io che mi metto a parlare di quello che leggo sui giornali non mi interessa questo. Quindi lei ha certezza, voglio dire, che indipendentemente da quello che ha letto sui giornali, lei con Virgilio rapporti non ne ha mai avuti e non lo conosce proprio? Assolutamente no, non ne ha mai avuto e non lo conosco. Oh. Mi dica un'altra cosa, lei parlava prima di sorridenti, no? Sì. Imprenditore, lei dice, edile... legato, ci ha spiegato anche come, all'Abbate ma anche ai Piromalli, le dico, lei conosce altri imprenditori di quell'area legati sempre alla famiglia Piromalli? La maggior parte, tutti gli imprenditori sono legati a loro, dottore, se no non lavorano. I fratelli Bagalà per quanto riguarda, diciamo, i lavori che fanno sulle strade, poi c'è Annunziata, Oliveri, Mimmo Condello, non c'è un imprenditore che non è legato a loro, che non è devoto a loro, dottore, se no a Gioia Tauro non lavora.
Senta, mi faccia capire un'altra cosa. Lei ovviamente li ha frequentati per molti anni, però mi pare che la sua frequentazione più stretta parta, diciamo, da un certo periodo in poi. Mi può ripetere da quando lei entra in confidenza con i Piromalli? Perché lei fa riferimento, allora, a suo padre. I Piromalli, dottore. Il discorso, dottore, di suo Piromalli, padre, presidente della squadra, quando risale? Allora, la squadra risale all'82-83, i rapporti dei Piromalli con mio padre sono stati storici da quando mio padre è arrivato a Gioia Tauro. Io li ho conosciuti da ragazzo e sono stato da loro a chiedere l'autorizzazione quando ho aperto la prima attività commerciale nell'87. Sì. E loro erano, mi pare, in confine, non potevano stare a Gioia Tauro e mi hanno ricevuto nei locali della Quiete alla Tauriana di Palmi. Sì. Quindi sono stato sempre un loro devoto, diciamo, per quanto riguarda le autorizzazioni e per la tranquillità di non scomodare mai nessuno su Gioia Tauro, di non creare fastidio, ecco. Quindi il rapporto mio è da ragazzo, è storico, diciamo, ecco, seguivamo la squadra di calcio e tutte cose. Poi, diciamo, dal punto di vista delle varie autorizzazioni che ho avuto per fare le truffe e via dicendo, l'ho approfondito poi con Giovanni Copelli e poi con Giuseppe Piromalli quando è venuto, classe 21, quando è venuto a casa degli arresti domiciliari. Senta, un'altra cosa, visto che lei mi sembra, ecco, inserito in un determinato contesto, era imprenditore anche lei, ci ha spiegato che cosa faceva. Sì. Senta, lei ha conoscenza se nella zona di Gioia Tauro qualcuno si occupò di, ovviamente a livello imprenditoriale, di televisioni private? Sì, erano le televisioni private, è tutta una storia. Da prima cominciò la famiglia Priolo di Gioia Tauro, che poi furono trucidati perché dove l'andrangheta annusa, diciamo, che ci può essere denaro, deve essere il loro. E poi la televisione l'ha gestita Sorrenti Angelo Maria di Gioia Tauro, dottore. Che lei conosce Sorrenti Angelo Maria? Sì, lo conosco molto bene, dottore. So che lui era il prestanome dei Piromalli. Ah. E di quale televisione private stiamo parlando, Russo? Parliamo di Televiola, allora, che lui gestiva Televiola, elettronica industriale di Gioia Tauro, ma lui era molto collegato con Milano, dottore, con Berlusconi, con Falonieri, ecco, tocchiamo un attimino tasti un pochettino più delicati. Ma noi, voglio dire, in questo processo ci occupiamo di tasti delicati. Che vuol dire che era molto legato con Berlusconi e con Falonieri? E soprattutto arriva Sorrenti... Diciamo, come entra Sorrenti in quel mondo e come arriva ad avere rapporti con Berlusconi e con Falonieri? Allora, Sorrenti entra in quel mondo, dottore, perché lui era diciamo, il cosiddetto, chiamiamolo così, usciere facchino della famiglia Priolo, cioè lo calcolavano per colui il quale doveva andare a prendere i caffè, perché la famiglia Priolo era gestore del ripetitore di TV Capodistria di Gioia Tauro. Di Monteporo per l'esattezza. Sì. E questo Sorrenti là dentro era, diciamo, un semplice operaio. Poi, dopo la morte dei Priolo, del padre e dei due figli, e allora qua poi è entrato, hanno messo lui come, diciamo, prestanome per creare le aziende televisive su Gioia Tauro. Quindi anche Priolo era un prestanome dei Piromalli? No, Priolo la televisione era la sua e non voleva dividere niente con nessuno. Perché lei di Sorrenti ci ha detto che era uno legato ai Piromalli. Sì. Questo come lo sa? Cioè, è Sorrenti che glielo dice? Sono i Piromalli che glielo dicono? No, me lo disse Giovanni Copelli, in quanto lui poi, questo Sorrenti, ha reso dichiarazioni spontanee contro i Piromalli, ma quando veniva a Gioia Tauro andava sempre a trovare, si vedevano sempre con Giovanni Copelli, i rapporti gli erano rimasti. Quindi lei dice le dichiarazioni spontanee non erano veritiere, questo sta cercando di dirci. No, lui fece una denuncia proprio, fece arrestare il figlio di Pino Piromalli, fece arrestare il genero di Gioacchino Piromalli, lui denunciò un'estorsione, però fu autorizzato da Confalonieri di Milano a denunciare l'estorsione. E questo lei come lo sa? Giovanni Copelli. Sempre Giovanni Copelli. Ma quindi mi faccia capire, noi abbiamo una denuncia di Sorrenti nei confronti dei Piromalli, però lei mi sta dicendo che Sorrenti era legato a loro. Sì, era legato a loro per un certo periodo, poi ha fatto la denuncia perché non ne poteva più, dice lui, ma Giovanni Copelli non ci ha mai creduto, perché poi ha voluto prendersi quasi tutte cose lui, insomma, dai, voleva mettere da parte i Piromalli. Ho capito.
Tant'è che lui era intestatario di alcuni beni della famiglia Piromalli, principalmente su Milano, in via Monte Napoleone. Lui chi? Sorrenti. Quindi Sorrenti era intestatario fittizio di beni dei Piromalli su Milano, le sta dicendo? Sì. È sempre Giovanni Copelli che glielo dice? Sì. E come si arriva ai rapporti diretti? Perché io non credo che tutti quelli che avessero delle televisioni private avessero rapporti diretti con Confalonieri e Berlusconi, che siamo all'inizio, diciamo, dell'avventura di Canale 5. Allora le spiego subito, dottore. Mi rivolsi alla famiglia Piromalli per un problema che io avevo con il servizio militare, per avere un po' di convalescenza, e mi rivolsi a Gioacchino Piromalli. Gioacchino Piromalli mi mandò da Pino Piromalli, detto facciarsi, mi mandò da Angelo Sorrenti. Angelo Sorrenti in mia presenza chiamò Confalonieri a Milano, il quale gli disse di rivolgersi a Tony Boemi, il proprietario di Telespazio. Io andai a Telespazio, a Catanzaro, io andai a Telespazio a nome di Angelo Sorrenti, e il Boemi si mise a mia completa disposizione e mi fece ottenere un po' di convalescenza all'ospedale militare di Catanzaro, senza sapere che però il rapporto più vicino con l'ospedale militare di Catanzaro era il commendatore Cortese, che me lo disse anche Tony Boemi. Tony Boemi mi disse: per questa volta vai dal dottore Bitonti che ti dà la convalescenza, ma la prossima volta ci vedi che c'è il commendatore Cortese, che è ancora più amico di me all'ospedale militare di Catanzaro. Quindi le confermò in parte quello che lei già sapeva. Sì. Lei, oltre a Confalonieri, però fa riferimento anche a Berlusconi, cioè questo passaggio con Confalonieri-Berlusconi in che cosa si sostanzia, cioè come lo riempiamo di contenuti? Cioè... Perché erano la stessa cosa. Uno agiva per conto dell'altro, Confalonieri agiva per conto di Berlusconi. Ma diciamo, in quell'attività poi che riguardava la Piana di Gioia Tauro e anche il Monte Poro è nel Vibonese, che riguardava le televisioni private e quindi anche il gruppo Fininvest, cioè quindi Sorrenti operava anche con il gruppo Fininvest sostanzialmente. Sì, là poi per quel ripetitore pagano un sacco di soldi di estorsione, non so se ancora la pagano, dottore, però arrivavano bei soldi a Gioia Tauro. Mi dice qualcosa di più su queste intestazioni fittizie di beni, quindi formalmente intestate a Sorrenti ma riferibili a Piromalli? Lei ha parlato di immobili a Milano. Sì, immobili a Milano, tant'è che mi raccontò un particolare Giovanni Copelli, che una volta i Piromalli gli mandarono a dire a Sorrenti di restituirgli, diciamo, gli immobili, di fargli gli atti notarili, e lui gli disse che non era intenzionato a fargli la restituzione degli atti notarili, anzi che gli avrebbe preso ancora gli altri immobili e non gli avrebbe restituito ancora dell'altro, che erano dei quadri di grande valore, e diceva che si sarebbe tenuti anche quelli. E quando avvenne questo discorso, diciamo, che i Piromalli chiesero a Sorrenti di restituire i loro immobili? Ma guarda, precisamente, dottore, non, la data non gliela posso dire, le sto dicendo una confidenza che mi fece Giovanni Copelli. Però io con Giovanni Copelli sono stato vicino con lui fino al 2007-2008, sì. Quindi in quegli anni là me l'avrà detto. Quindi siamo negli anni 2000 quando questo avviene? Sì, pure più avanti di qualche... Sì. Lei parlava di questo priolo quando finisce le attività che aveva iniziato a svolgere in relazione alle TV private? Quando viene sterminata la sua famiglia, dottore, viene ucciso lui, trucidato lui e suo figlio, e poi dopo un periodo di tempo l'altro figlio. E lei è in grado di dirci in che periodo avviene, per andare a trovare conferme a quello che lei ci dice? Sarà, dunque, ero ragazzo, fine anni 80, inizio 90. Fine anni 80, quindi lei questo ricorda, da quel momento in poi sì. Subentra Sorrenti. Sì, Angelo Sorrenti. Angelo Sorrenti. Va bene, Russo, lo ringrazio. Dov'era, dottore? Aspetti, signor Russo, allora, avvocato Basile. Siamo imputati, chi vuole cominciare? Avvocato Angelo Sorrace per la registrazione. Signor Russo, buongiorno. Buongiorno, avvocato. Volevo qualche chiarimento da lei. Intanto, lei ha narrato all'inizio di questo suo esame la vicenda relativa alla sua famiglia, del sequestro dei beni successivamente poi dissequestrati. Se mi può dare i riferimenti temporali, quando sono stati sequestrati e quando sono stati dissequestrati? L'avevo ovviamente già detto, non la data di nascita, la data precisa. Allora, 93-97 l'ho già detto.
93-97, avvocato. 93-97. Quindi, diciamo, i suoi guai, tra virgolette, nel senso che ha cominciato a fare le truffe, sono successive al sequestro dei beni, all'anno 1993. Sì. Benissimo. Sì. Perché fino a quella data lei non aveva necessità, a quanto ho capito, aveva un'azienda più o meno florida, cioè viveva del proprio lavoro. Dico bene? Sì, più che Florida, sì, più che Florida, avvocato. Avevo varie concessionarie per tutta la Calabria, quindi era più che Florida. Diciamo che fino al 93 stava bene. Senta, il periodo in cui invece il Piero Malli, classe 21, così lo definisce lei, era agli arresti domiciliari a Gioia Tauro, di quale periodo stiamo parlando? 2004-2005, finché poi non è morto. 2004-2005. Ora io, lei ha detto prima, per questo a me deve dare qualche chiarimento, che il Piero Malli, classe 21, l'aveva dato alcune indicazioni in caso di necessità a chi rivolgersi nei paesi limitrofi. Intanto le chiedo questo, lei ha premesso che eravate autorizzati a fare truffe, se sbaglio lei mi corregga, da Roma in sopra. Quindi le chiedo scusa, avvocato, ripeta perché è andata e venuta la voce. Ha detto lei eravate autorizzato a fare truffe? Sì. Da Roma in sopra, questo ha detto. Sì, sì, Roma, sì, 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 da Roma in su. Da Nord Italia, dico bene. E invece sì, poi sì. Ho capito bene, facevate pure delle truffe in Calabria. No, noi le truffe, le aziende le creavamo in Calabria, ma le truffe, la merce, la truffavamo da Roma in su. Ho capito. Non in Calabria. E quindi quel tentativo di truffa che poi a Cinque Fronde non è andato a buon fine, ha detto lei, perché c'erano troppe richieste, c'è stato, era stato programmato e poi non c'è stato. In Calabria non facevate truffa o facevate truffa? Intanto le faccio questa domanda. Allora, noi in Calabria che creavamo le aziende, se le creavamo a Gioia Tauro, dottore, avvocato, chiedo scusa, allora il permesso me lo doveva dare la famiglia di Gioia Tauro. Se la creavo a Cinque Fronde, mi doveva essere rilasciato l'autorizzazione a creare l'azienda in quel di Cinque Fronde dal capo locale di Cinque Fronde. Benissimo. Autorizzazione che mi è stata data, ma però la truffa non l'abbiamo portata a compimento. Va benissimo. Senta, ha detto pure prima che il pesce classe 21 le ha detto in caso di classe 21 e le ha detto in caso di bisogno nella zona di Polistene e di Melicucco di rivolgersi alla famiglia Filippone. Mi dà conferma di no, questo? No, non famiglia Filippone, mi ha detto a tale Filippone. Non so chi sia, non l'ho mai conosciuto, ecco, devo dire la verità, perché è una questione di coscienza. Non l'ho mai conosciuto, non ho mai avuto bisogno, non mi sono rivolto. Peraltro, per altre cose successe dopo la morte di Giuseppe Piero Malli, con la famiglia Tripodi mi sono rivolto a Michele Audino di Cinque Fronde, per altre, diciamo, situazioni di truffe merceologiche. Ho capito. Senta, dato che lei viveva in questo ambiente, ha avuto rapporti con molti ndranghetisti, ne ha fatto un elenco prima, su Polistena, tanto per fare un esempio, ha mai sentito parlare della famiglia Longo? Assolutamente no, non ho sentito parlare a livello ndranghetista, ma non ho mai avuto bisogno, dei Longo né dei Versace, né dei Longo né dei Versace. La domanda era questa, se ne ha sentito parlare? Sì. Sì, sì. Senta, ha riferito prima, sempre che il Piero Malli classe 21 le ha detto in caso di necessità su Tauria Nova di rivolgersi a Mico Lombardo, ho capito bene? Esatto, sì, che era un suo vecchio conoscente ed era un ndranghetista della vecchia guardia. Ho capito. Mico Lombardo, Domenico Lombardo. Sì, ricostruendo un po' quello che ha detto lei, stiamo parlando dal 93 in poi, perché lei queste indicazioni da parte di Piero Malli classe 21 le ha avuto successivamente durante il periodo in cui era detenuto agli arresti domiciliari. Ho capito bene? Di Giuseppe Piero Malli, sì, sì. Senta, lei sa quando è stato assassinato Mico Lombardo? No, assolutamente no. Lui mi disse di rivolgermi a Mico Lombardo, Domenico Lombardo. Poi se è stato assassinato, era in vita. Io questo non lo so, attenzione. Tant'è che ho detto che non ho mai avuto bisogno e sì, non sì, mi sono sì, mai sì, rivolto a loro. Allora mi conferma che le hanno detto di rivolgersi in caso di necessità a Mico Lombardo. Mi dà sì. Conferma di questo? Va bene, no, io le chiedevo se sa quando è morto Mico Lombardo, perché è morto nel... No, io non so manco se è morto, io non so manco se è morto o se è in vita, avvocato, vabbè, quindi... Sì. Si supponeva era in vita se le hanno detto di rivolgersi a lui, va bene, la ringrazio. Lei ha fatto riferimento alla morte di Mico Lombardo, ma non si è sentito, secondo me conviene che lei... Sì, lo ripeta. Io dico che Mico Lombardo, per quanto mi costa, salvo errore del sottoscritto, è morto nell'anno 90 circa, 89-90. Comunque, una verifica che andremo a fare. Va grazie, bene. Nessuno ha già domande.
Va bene. Avvocato Strangi. Buongiorno, l'avvocato Strangi. Senta. Buongiorno. Con riferimento alla vicenda dell'incontro di fidanzati con Piromalli classe 21, lei ha riferito che la truffa era stata fatta nel 2004. Mi sa dire se l'incontro è stato nello stesso anno, successivamente al 2004? No, nello stesso anno, Senta. Dopo diciamo manco 15 giorni che era stato protestato l'assegno. Senta, invece l'incontro con fidanzati Brandimarte e Sacco, a distanza di quanto tempo dal primo incontro tra fidanzati e Piromalli? Ma 4-5 mesi. Senta, parlò della vicenda di fidanzati con il Copelli? Di quale vicenda? Una sola vicenda abbiamo trattato, la vicenda di fidanzati della truffa. Parlò di... No, lei mi ha chiesto dell'incontro anche con che c'è stato successivamente con i Brandimarte, no. Quindi mi deve dire di quale vicenda lei vuole che io risponda. Dell'incontro tra i fidanzati e Piromalli relativa alla truffa. No, certo, il Copelli è relativo alla truffa, il Copelli è venuto con noi a pranzo pure, certo, sì. Che ne è stato discusso con Copelli, relativo alla truffa. Ma ne parlò prima con Copelli o andò direttamente da Piromalli? No, andò direttamente da Piromalli. Senta, fu Piromalli a ricordarsi di essere stato in clinica a Milano con i fidanzati? Sì, al centro clinico di opera del carcere di Milano, sì, fu proprio Piromalli che me lo disse. Poi se lui è stato al centro clinico o non è stato, io questo non è che so qual è stato lo stato suo di detenzione. Così mi disse e io così riferisco. Messo un'altra domanda. Avvocato Luisio. Sì, grazie Presidente. Buongiorno signor Russo, sono avvocato Luisio. Buongiorno. Senta, lei prima ha fatto riferimento a vicende relative ad alcune televisioni private e a dei soggetti che appunto sono legati a questo mondo. Senta, lei questi riferimenti li ha già fatti nell'ambito di altri procedimenti penali o è la prima volta che ne parla? No, guardi, io non so se ne ho parlato, però io durante tutti i miei esami io a domanda rispondo, quindi quando mi viene chiesta qualcosa io rispondo. Ora non ricordo se li ho fatti o c'è qualcosa in corso di approfondimento ancora. Dico, lei ne ha parlato nei 180 giorni, nel verbale illustrativo, si ricorda? Non ricordo, avvocato, ma ci sono molte cose ancora in corso di approfondimento. Sì, non so se ne ho fatto riferimento in qualche mio memoriale, ci sono un mare di carte, ma quindi... Ah, lei ha fatto anche, scritto dei memoriali? Sì, si capisce. Ho capito. Quindi non ricorda però se nei 180 giorni da quando lei, dal 2013 se non ricordo male, ha iniziato a collaborare, ha riferito queste circostanze relative a queste televisioni private, questo non lo ricorda. Non lo ricordo, ma tengo a ribadire che io nei miei interrogatori a domanda rispondo. Sì, vabbè, è chiaro, certo. Presidente, non ho altre domande. Sì, Russo, sono sempre il dottore Lombardo. Sì, dottore. Lei ci ha precisato i riferimenti che le ha fatto Piromalli Giuseppe. Io ho chiesto all'avvocato proprio di sottolinearle il discorso di Mico Lombardo. Sì. Perché, a mio modo di vedere, dobbiamo capire in che momento storico Piromalli le fa quel riferimento, quindi a Lombardo e Filippone, Lombardo Taurianova, Filippone e Melicucco, e soprattutto capire meglio quello che lei in parte ha già detto, cioè lei dice non mi parlò di famiglia Filippone, mi parlò di Filippone, cioè di una persona, giusto?
Sì, mi parlò di un Filippone. Poi, ecco, io non, in questo momento non ricordo neanche come se mi disse il nome o come si chiamava, non lo ricordo, ma non ho mai avuto bisogno e non lo conosco sempre, e ve l'ho detto già prima. Poi mi parlò di questo Mico Lombardo. Ora mi sta dicendo l'avvocato che è morto, ma lui mi parlò di Mico Lombardo, quindi io non so se mi parlò di un morto o di qualche altro Mico Lombardo di tale nome. Lei, lei ricorda questo riferimento? Sì, questo è il riferimento. Ora, se fosse in vita Mico Lombardo, se fosse morto, io questo non lo so e non mi ha dato sapere, anche perché non ho avuto mai bisogno, dottore, quindi non mi sono mai rivolto a queste persone. Non è un dato che lei è andato ad approfondire, però che cosa voglio comprendere meglio? Le parlò di queste persone come referenti di 'Ndrangheta di quei territori? Come grandi amici suoi. I grandi amici suoi si intendono come referenti, dottore, perché lui me l'ha sempre detto. Quando ti parlo di qualche grande amico mio, tu puoi andare là e fare nome mio. Come mi parlò sempre dei Mancuso, che se avesse avuto bisogno qualcosa sull'Imbadi, che i Mancuso sono figli suoi. Quindi quando mi ha detto così, io non ho poi, non è che devo andare a chiedere la specifica, dottore, ma sono referenti, quello che sono e quello che non sono. A me se mi viene detto questo. Quindi lei sta dicendo adesso un'ulteriore cosa. Lei sta dicendo che quando le parlava di queste persone, le parlava di persone a lui legate, addirittura lei aggiunge anche il riferimento ai Mancuso che prima non ha fatto e dice me ne parlava come figli suoi, cioè questa è una sua espressione. Sì, l'espressione di sono figli miei, mi disse vai là dai Mancuso, quello che vuoi sono figli miei, dice fai il nome mio, tant'è che una volta è stato fatto il nome suo e gli hanno assunto il nipote a lavorare, dottore. Altro aspetto, diciamo, da approfondire. Quindi i territori di Taurianova, di Limbadi, di Melicucco, di Polistena, erano comunque territori riferibili ai piromalli, per quello che lei ha percepito nei discorsi che le facevano? Loro, dottore, hanno i loro referenti, poi se dipendono dalla famiglia Piromalli, io questo non lo so, ecco, non le so rispondere, ecco, però le dico che loro hanno i loro referenti, quindi se io avessi avuto bisogno qualsiasi cosa, in qualsiasi paese e in qualsiasi posto, loro avevano il loro referente. Ho capito. E questo valeva anche per Rosarno in relazione a quella vicenda dei pesciolini? Esattamente, dottore. Lui disse di andare a Rosarno, disse a Copelli di andare a Rosarno che era un ordine, che dovevano rispettare quella che era la sua parola, però poi la famiglia Arena non l'ha rispettata. Quindi Peppino Piromalli in sua presenza dava ordini anche, diciamo, a soggetti di 'Ndrangheta di altri territori? Lui ha dato ordine a Giovanni Copelli di dirgli che è un ordine, devono restituire i soldi a compare Stefano, perché è venuto da Palermo fino a Gioia Tauro. Lei prima, parlando di Cortese, ha fatto riferimento anche ai De Stefano. Sì. Peppino Piromalli le parlò mai dei De Stefano e dei suoi rapporti con loro? No, dottore, non mi ha mai parlato. No, va bene, grazie. Va bene, soltanto un chiarimento. Volevo sapere questo, lei ha reso dichiarazioni a seguito delle quali sono state messe ordinanze di custodia cautelare anche per riguardino reati diversi, diciamo, dalla truffa? Sì, Presidente, sono stato condannato anch'io e ho reso dichiarazioni, ci sono state ordinanze di custodia cautelare, anzi mi pare pure parecchie. Per genere di reati e se poi ci sono state anche sentenze di condanna a seguito delle sue dichiarazioni? Concorso in estorsione, sì, ci sono state sentenze di condanna, sì. In quali processi? Concorso in estorsione aggravate dall'articolo 7, Presidente. Ci sa dire i procedimenti, quali sono stati? Operazione Vecchia Guardia. Sì. Poi mi pare che questa è stata in primo grado dove sono stato condannato anch'io, in abbreviato, poi c'è stata l'operazione, l'ultima che hanno fatto, ci sono state le condanne su Gioia Tauro, che mi pare che sia Atlantide, operazione Provvidenza, ci sono tante cose, tante... E diciamo... lei si è autoaccusato di reati per i quali non era indagato? Sì, mi sono autoaccusato di reati e sono stato pure condannato e ho già scontato la condanna, ho già pagato il mio debito con la giustizia. Cioè già sono definitive le condanne nei suoi confronti? Sì, la mia di Vecchia Guardia è andata già definitiva, poi ce ne sono altre che sono in corso di definizione. Va bene, possiamo chiudere allora? Va bene, possiamo disattivare il collegamento con il sito riservato, grazie. Allora, Russo Antonio, nato a Locri, 2 gennaio del 1964. Va bene.